possiamo andare. Esperienze della prima plenaria con anche i cittadini e possibilità di miglioramento? Credo che la presenza dei cittadini abbia molto migliorato l'esperienza della conferenza. Ora entriamo davvero nel vivo, in quanto abbiamo sentito la voce dei cittadini, che devo dire io la sento molto in sintonia con le cose che anche io penso. Cioè abbiamo bisogno, per sintetizzare, ho sentito tanto dire questo, di un'Europa che sia più veloce, più comprensibile, più attiva su fronti dove è stata magari meno presente, anche pensiamo a prima della pandemia, il tema sociale, il tema della salute, dove invece ora finalmente si stanno iniziando a fare dei passi avanti, ed sono temi sentiti. E poi viene ripetuto molto spesso un punto che io ho sentito tante volte, cioè la questione della informazione, della formazione alla cittadinanza europea. Soprattutto i più giovani lo chiedono e io penso facciano bene a ridirlo anche in questa sede così solenne, dove le istituzioni sono presenti in massa, perché c'è troppa poca conoscenza dell'Europa anche per poter incidere nei processi, e questa conferenza deve anche su questo, credo, fare un passo avanti. E alla fine c'è voglia, diciamocelo, che questa conferenza non sia solo un esercizio di ascolto, ma che arrivi a delle conclusioni reali. Questo sarà anche il nostro impegno. Sono sicuro che tantissimi colleghi la pensano come me, che non possiamo solo ascoltare i cittadini e fare un esperimento di democrazia partecipativa, ma dargli un seguito. Il seguito deve essere raccomandare con questa conferenza una serie di azioni alle istituzioni europee, prima di tutto quella di rivedere il modo in cui funziona l'Unione. Basta con i veti, superare i meccanismi che rallentano le decisioni e dare più competenze all'Unione. Penso che questo dibattito entrerà nel vivo. Un'Europa sovrana che abbia una voce unica in politica estera, una vera Europa sociale, una politica fiscale comune, penso che interessino molto anche ai cittadini, e questa è l'impressione che ho avuto parlando con loro qui alla conferenza. Secondo lei come si può avvicinare di più la conferenza ai territori? Beh, adesso avremo sempre più questo passaggio dei citizens panels, dei incontri dei cittadini nelle varie città. Anche in Italia ce ne sarà uno grandissimo a Firenze, e bisogna che riusciamo a costruire più momenti possibili, anche informali, diciamo, di confronto con i cittadini. Ne abbiamo parlato nei gruppi di lavoro, bisogna moltiplicare le occasioni anche sul territorio, in modo che la conferenza sia davvero sentita, soprattutto quando entrerà a breve nella fase più operativa, diciamo, una volta che con i gruppi di lavoro inizieremo a dire realmente che cosa vogliamo proporre per il futuro dell'Europa. Io sono ottimista che le persone potranno essere interessate se faremo un buon lavoro di presenza e anche parlando delle cose che interessano davvero alle persone, e questo è anche un po' il nostro compito, ma credo che sia un'occasione questa da non perdere, non la dovremo perdere. Onorevole Benifei, lei ha parlato di ascoltare i cittadini, però molti cittadini hanno dichiarato di non essere stati ascoltati abbastanza e di aver sentito da parte dei politici un sacco di proclami, di propaganda. Come risponde a queste dichiarazioni? Immagino che abbiano ragione, nel senso che purtroppo succede molto spesso, e mi sento anche di dire che non è facile interfacciare i cittadini con chi è abituato alle dinamiche istituzionali. Però credo che debba essere uno sforzo reciproco di adattare anche il modo di discutere, di confrontarsi, perché io l'ho sentito, i cittadini hanno davvero tante idee importanti da portare nel dibattito e davvero ci possono aiutare a dare un senso e un'utilità vera alla conferenza. Quindi lo dico a me stesso, ma lo dico anche a chi magari non ha ascoltato abbastanza, facciamolo, lo dobbiamo fare, perché è davvero questo esperimento di vicinanza tra chi ha ruoli di rappresentanza e chi rappresenta in qualche modo le istanze immediate del territorio, della società civile, davvero credo può produrre qualcosa di utile. Lo stiamo iniziando a vedere da queste prime battute, quindi dobbiamo andare avanti in questa direzione anche con un po' più di umiltà magari e di attenzione rispetto a quella che a volte la politica ha nei confronti di chi magari viene a portare in maniera molto diretta e semplice la propria idea per il futuro dell'Europa. Grazie.